dopo Giramondo attraversava la pianura del Saluzzese, quando scorse un'enorme fetta di parmigiano. Subito si diresse verso il formaggio, ma più si avvicinava, più la fetta sembrava nascondersi, fino a che scomparve completamente dietro una collinetta. Convinto che prima o poi sarebbe riapparsa, il topo decise di installarsi in quelle terre. Sorgeva ai piedi della collina un piccolo paese, Manta. Gli abitanti erano noti per il loro desiderio di indipendenza e una certa attitudine ad infuriarsi facilmente. Manta era un libero comune. I mantesi si erano dati regole proprie, gli statuti, ed eleggevano i propri rappresentanti. Al topo piacevano ed era certo di poter insegnare loro qualcosa. Chi ruba formaggio, se il formaggio rubato sta nel palmo della mano, non paga multa. Firmato Igiare. Ogni primavera Manta diventava sempre più bella. Al castello si tenevano grandi feste. Dopo amavamo conversare con Valerano, il generoso signore del castello, che fece dipingere gli splendidi affreschi che ancora oggi possiamo ammirare. E sì, il topo stava diventando una piccola celebrità. Ogni autunno si raccoglievano le noci. I frati ne estraevano un olio prezioso. E il topo scoprì presto che le noci sono ottime con il formaggio. Gli anni passavano e a volte i mantesi sembravano dimenticarsi della sua presenza, ma lui era sempre lì con loro. Per festeggiare! Come quella volta che avevano voluto a tutti i costi una chiesa in paese e ci erano riusciti. Per lavorare sodo, come quando i saluzzesi volevano prendersi tutta l'acqua dei canali che irrigavano i campi e permettevano alle ruote dei mulini di girare. Combattere quando arrivarono le spietate truppe dei dragon francesi. Anche quella volta il topo era in prima fila in difesa della grande fetta di formaggio. Eppure anche oggi che i mantesi, grazie ai suoi insegnamenti, sono chiamati già in Tussia, c'è chi sostiene di non averlo mai visto. Ma lui è lì e aspetta. Certo che la grande fetta di formaggio prima o poi salterà di nuovo fuori.